Domenica 23 ottobre c'è un compleanno speciale, la Honda Civic modello ottavo compie 10 anni. Ed ecco che gli appassionati si sono ritrovati tutti insieme e alle mie spalle si può notare per un mega raduno di Honda Civic. Una macchina davvero particolare, uscita nel 2006. La particolarità è che quando è stata presentata al salone dell'automobile tutti dicevano no, è un prototipo troppo avveniristico, non verrà mai messa in commercio. La risposta dei tecnici giapponesi è stata stupefacente, l'hanno rifatta esattamente come il prototipo e l'hanno messa in su strada. Ecco allora che gli appassionati, e possiamo vederle qua alle mie spalle un po' di modelli, gli appassionati si sono affezionati ad un modello così particolare, così strano, e molti dicono tipicamente giapponese, molto simile agli effetti manga. L'effetto è questo, diamo un'occhiata a qualche macchina. Partiamo e non correte perché è un paese che ha il velox sui semafori. Non preoccupiamoci se magari qualcuno va avanti o qualcuno va indietro, perché dopo 5 minuti c'è il bar, quindi ci accostiamo. Poi si vede il parcheggio è grande e ci stiamo qui. Niente, tutto qua. Contro la Saxon. Andiamo. Adesso andiamo, partiamo e pian piano andiamo in là. A posto? Ecco uno degli organizzatori dell'evento, come è nata l'idea? Ma è nata così, dal nulla, senza preavviso. Siamo sentiti io e un mio amico, l'altro organizzatore infatti, e abbiamo deciso di fare questa giornata, tra appassionati soprattutto. Tante macchine, tanti colori, perché tutti sono così appassionati alla Civic? Ma è un'auto che è uscita così, piace e non piace, a noi piace tanto. E eccoci qua. Che allora, perché la passione per quest'auto? Perché è un'auto unica e non ce n'è una ancora attualmente uguale che abbia questa linea. Non solo maschietti, tra tutti i proprietari di Honda Civic anche qualche fanciulla. E come ci si trova tra tutti questi maschi? Perfettamente a proprio agio, perché in comune non c'è il sesso, ma la bellezza e la passione per questa meravigliosa auto. Le più strane, anzi più particolari, perché strane non è possibile, sono tutte uguali, c'è questa Civic con un tettuccio particolare. Certo, ha preso spunto dalle classiche auto giapponesi, la bandiera imperiale giapponese è veramente il top, penso, per questa auto. Siamo qua in tanti, al decimo anno dal lancio dell'edizione 8, ci ritroviamo qua tutti insieme, adesso si mangia, si è guidati fino a qua per molti. Un viaggio partito da lontano, alcuni da Milano, altri dal centro Italia, tutti qui adesso, mangiamo e ci si scambia qualche idea. Macchina di 10 anni, ma anche neopatentati la prendono, perché? Una parola, è fantastica, basta, sono innamorato di questa macchina. E tra tanti appassionati di Civic anche un fotografo ufficiale, ci sono gli angoli giusti per fotografare questa macchina? No, beh, questa macchina è solo una curva, è spettacolare, tutta piena di curve, come una bella donna. Una macchina così, fisico così, può accompagnare,
solo. Noi non riusciamo a ringraziarvi singolarmente, però vi volevamo ringraziare così. Grazie a tutti. Ma se il vostro uomo vendesse la Civic, lo lasciate? Certo, sì. Ovviamente. Certo, certo che sì. Convintissimo. Ovvio che sì. Lei non c'ha. Da me? Ovviamente sì. Certo che sì. No, non ci riesco, no. Ma certo sì. Certo sì. Vai. Ma ovvio che sì. Sì. Certo che sì. Come, com'è? No. Lui che ti dice no, io ti dico certo che sì. No. No. Certo che sì. Ma quindi è un sì o un no, signorina? No. No, ma secondo me no, ma sì. Ma certo che sì. Ovviamente sì. Certo sì. Senza alcun dubbio. Ovviamente sì. Certo. Certo che sì.